Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro amico Lipi2200. Siamo qui oggi in Minecraft perché iniziamo una modalità di Minecraft un po' strana, un po' particolare, giocata a modo mio. Non è una mod, è Minecraft normale ragazzi. La chiamerò la Soul Craft, o no, Dark, sì. È un Minecraft giocato stile Dark Soul, però lascerò la modalità sopravvivenza. Si dividerà in due stagioni perché nessun trucco. Si dividerà in due stagioni perché la prima stagione la farò da solo io sul mio computer, poi la seconda stagione riprenderà sia sul computer che anche sulla mia forse futura Play 4 con Krabby 98, che riprenderà anche la serie Minecraft in compagnia. Scusate, Minecraft con Sonic e Krabby riprenderà su PS4. E però ci sarà anche la Soulcraft che si integrerà a questa serie, quindi sarà una playlist condivisa. Allora, intanto com'è che giocherei la Soulcraft? La Soulcraft ragazzi, voglio giocare a stile MMORPG, quello che è. Praticamente dovete immaginarvi come l'inizio di un buonissimo RPG ragazzi, che dovete skillarvi, dovete scegliervi le proprie skill, quindi da lottatore, da distanza, da ladro e quant'altro. Allora, siccome io non sono una cima, intanto questo posto qua è un buon posto per iniziare perché ci abbiamo anche vicino un canyon. Allora, io vorrei iniziare per il momento questa Soulcraft come guerriero. Intanto nella Soulcraft ragazzi non saprei se farmi una dimora fissa. Qual è l'obiettivo della Soulcraft ragazzi? L'obiettivo della Soulcraft è quello di raggiungere e battere l'Ender Dragon e l'Winter Boss e eventuali altri boss di Minecraft che ci sono, ma non so se ci sono o meno. Adesso iniziamo a farci la nostra build, quindi quello che ci serve, quello di tutto quello che ci serve per sopravvivere, quindi spada, piccone e ascia. Poi vedremo anche se usare l'arco o meno, però siamo più che altro in questa qua. Io mi sceglierò il tipo da corpo a corpo, vedremo Krabby cosa si prenderà, sicuramente anche lui o uno da corpo a corpo o sarà una pippa di un arciere, non lo so, vediamo. Tanto se Krabby vedrai questo video io ti ringrazio perché ti voglio tanto bene. Tanto mi sono dimenticato anche di fare la cetta, quindi ho fatto una pirata. Poi andremo a vedere, a farci il nostro primo villaggetto, vedere se riusciamo a fare. Ah, in questa serie, se per caso dovessi morire, ho detto vabbè, ho lasciato modalità sopravvivenza perché comunque in Dark Soul una volta morto potevi respawnare. Ah, comunque forse lo riprenderò anche Dark Soul, no, lo riprenderò più avanti sempre su PC con l'aiuto di qualcuno, lo riprenderò tranquillamente perché ho visto che vi piaceva, anche perché ci sono un sacco di appassionati tra cui io. Lo riprenderò anche per PC, poi vedremo se far qualcosina anche sulla Play 4, se uscirà un Dark Soul e magari farò anche Dragon Age. Allora, per ora teniamoci queste cose qua. Nel canyon per ora non mi avventurerei. Allora, andiamo a vedere cosa c'è nella vallata. Stavo già per morire. Allora, io vorrei vedere cosa c'è. Allora, intanto andrei a vedere cosa c'è. Ah, ma è tipo... mi piace questo posto, mi piace. Ok, un po' di mucche, quindi tanto guadagniamo anche XP. Mamma mia. Adesso se c'è un qualche... Allora ragazzi, non prendetevela come come se stessi facendo una parodia di Dark Souls su Minecraft, ma prendetelo come un Minecraft giocato alla Dark Souls. Sì, lo so che non è la stessa cosa, magari mi scambierete per etico, però volevo fare questo esperimento con voi perché a me Minecraft non mi dispiace come gioco, un buon survival. Sì, c'ha magari qualche cazzatina da sistemare, però ragazzi, comunque è stato uno dei primi migliori giochi di sandbox o craft, sandbox, sì, quello che è,
Minecraft Sandbox, boh, non lo so neanche io, non so che cazzo sto dicendo. Però è meglio non scavare, da quello che ho parlato io, è meglio non scavare troppo sotto i piedi, perché se c'è una mega caduta le si sfracelliamo. Sì, di fatto, allora vediamo se riusciamo a scendere tipo con le scalette, o seppure ci sfracelliamo al suolo in qualche maniera un po' brutta. Ah no, sto già per raggiungere il ferro. Ferro. Allora, possiamo già farci attrezzi in ferro. Allora, mettiamoci giù anche la crafting, così mi faccio subito, sì, proprio messa a dar fastidio. Allora, poi dopo risaliamo, non so come, ma riuscirò a risalire, perché se mi faccio fermare qui col cazzo che andrò a battere i boss. Nella prima stagione magari, ragazzi, sarà un po' moscia, non ci saranno tanti combattimenti, perché nella prima parte, cioè nella prima stagione, ragazzi, questa qua sul PC non saprei come andremo, come gestircela, cioè gestiremo un po' tutte assieme. Magari andrò subito a vedere se c'è da combattere, esplorerò un po' di più, prenderò qualcosa di strano, oppure vedremo un po', perché anche quella sul PC, ragazzi, continuerà, non è che perché arriva quella Play 4 mi fermo. Sarà, ho detto, saranno due stagioni per confrontare le differenze tra la versione del PC di Minecraft e quella di PS4 o di Xbox One, a dir che si voglia, perché comunque hanno fatto, secondo me, una buona cosa, ma è portare Minecraft, che è un bel gioco, su PS4, su PC, prima di tutto su 360 e PS3, perché perché Minecraft, ragazzi, sì, è un gioco che è uscito da tanto tempo, però cos'è il problema? Il problema è che con tutto quello che stanno uscendo, con tutti gli aggiornamenti che hanno fatto, è diventato un gioco un po' pesante, però resta comunque, a mio modesto avviso, un bel gioco da provare. Tanto mi sa che ho lasciato indietro la crafting, però chi se ne frega. Ah no, l'ho preso. Allora, io direi prima di tutto di avventurarci un attimo fuori all'exploration, per trovare almeno in questa casa, sì, in questa casa, in questo gioco, ragazzi, non ci saranno dimore fisse, vi avviso. Perché, appunto, come dice il nome, Soulcraft, ci dovremmo continuare a spostare, perché ha risorse, continuare a battere creature strane e quant'altro. Adesso però, siccome siamo in presenza di questo bel posticino, direi che farci un po' di legna è d'obbligo. Ah, e se ci saranno dei villaggeri, perché molto probabilmente durante tutta questa serie può darsi che troveremo villager, non li uccideremo, non li sì, potrei anche derubarli, ma più che altro sarà come quando in Dark Souls 2 arrivate a Majula, cioè vitterete tutti i amici per potenziarvi le armi, far cose, li faremo le quest, magari che ci chiederanno faremo un po' di cose che ci chiederanno i villager, cioè quelli magari prendermi un diamante, uno smeraldo, che a trovare lo smeraldo si fa prima battere 10 volte il demone della forgia in Dark Souls 2 che a trovarli lo smeraldo. E niente, ragazzi, quindi non avremo più o meno dimora fissa. Tanto in questo episodio qua, ragazzi, bisogna fare armi e bagagli e iniziare a spostare. Intanto qua c'è un pozzo di lava, ci scommetto, perché se prende a fuoco così tutta la roba. Sì, infatti. E quindi, ragazzi, come ho detto, non avremo una dimora fissa, continueremo a muoverci, quindi la caccia sarà essenziale. Poi magari nella seconda stagione avremo forse un luogo fisso dove tornare in caso di morte. Vedremo, ragazzi, perché adesso questa qua è in fase tutta, diciamo, di questa qua è solo per il momento, come si dice, una fase beta della cosa, diciamo che è in beta, perché se cadevo, mamma mia. Allora, intanto vorrei vedere se riusciamo a trovare anche uno spazio aperto. Intanto sto continuando a trovare mucche, quindi cosa buona e giusta, così posso anche farmi un'armatura in pelle.
E almeno dopo saremo più preparati per combattere contro i mob cattivi. Timer suona, che vuol dire che il nostro tempo della Soulcraft per oggi è finito. Uscirà la Soulcraft, vediamo quando potremo farla uscire. La Soulcraft uscirà più o meno ogni... sarà messa in rotazione se faremo Far Cry Warhammer Soulcraft. Il sabato è già preso dalla, dall'angolo dei racconti, che ricomincerà appena finisco il coso, ragazzi, appena risolvo il problema, che non dovrebbe mancarmi tanto a finirlo. Ricomincerà anche l'angolo dei racconti. Intanto scalo questa montagna per capire meglio com'è la situazione, che anche si sta facendo notte, e quindi nel prossimo video ci sarà il nostro primo combattimento. Allora ragazzi, termino qui. Allora no, prima però, prima di chiudere il video, allora scusate, direi un elmetto, un'armatura, un paio di pantaloni, non penso di riuscire a farne, no. E allora un paio di questi ce li indossiamo. Almeno aumentiamo un po'. Coniglietto! Oh coniglietto! Muori bastardo! Ah ma a proposito, cioè i coniglietti cos'è che droppa? Vabbè. Sì, ho droppato carne, giusto? Coniglio crudo, perfetto. Vediamo il nostro primo combattimento con Andrea, cosa troveremo nella nostra prima... Sento zombie, però c'ho anche la spada rotta, quindi ottimo. Cioè, poteva andarci meglio. Vabbè, ti picchio così a mani nude, visto che... Ti picchio con l'ascia, invece. Ah. Visto che siamo nella Soulcraft. Oddio santo. Ho capito che siamo in Soulcraft, eh. Però non vi sembra di esagerare un pochito? Madonna. Io con cosa vi picchio? Eh? Me lo dite voi con cosa vi picchio? Vi picchio con un picchione di pietra? Dovrebbe far male, eh? Madonna qua. Ragazzi, è iniziata la Soulcraft! Yeah! Ragazzi, è veramente iniziata la Soulcraft. Vediamo se riusciamo a prepararci una spada di pietra per il prossimo incontro della prossima volta, perché come avete potuto vedere ci sono un sacco di amici zombie. No, sì, ovviamente con questa qua non ce la faccio niente, col pietrisco ce la faccio la spada. Ragazzi, che altro mi rimane da dire? Prepare to die! Da Liquid Whale per oggi è tutto. Ah no, aspettate, più che altro fatemi anche ritirare, intanto ho anche rotto quasi il piccone di pietra per difendermi da sto attacco zombie. Sta più che attacco zombie da esseri del vuoto. Allora ragazzi, prepare to die. Ciao a tutti ragazzi.